No, elezioni comunali 14 e 15 maggio. Abbiamo qui con noi Mauro Caltran, 61 anni, candidato sindaco di sinistra per Orbassano. Mauro, come nasce la tua candidatura? Allora, la mia candidatura nasce dal fatto che a Orbassano è importante, non solo a Orbassano, è importante comunque avere una lista di sinistra, della vera sinistra, perché noi ci riteniamo la vera sinistra. Tre punti chiave del vostro programma elettorale come sinistra per Orbassano. Allora, punti chiave innanzitutto è ridare dignità alle periferie. Noi abbiamo delle periferie che sono completamente abbandonate, vorremmo cercare in qualche modo di farle sentire parte della collettività e agevolarle per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda i servizi e soprattutto anche non ti fermare o non lascia pure andare avanti? Sì. Per quanto riguarda i servizi? Per quanto riguarda i servizi, per quanto riguarda anche i marciapiedi, la viabilità, le piste ciclabili per noi sono una risorsa comunque importante da attuare nel giro di poco tempo, perché è impossibile che Orbassano, per le vie di accesso di Orbassano non esistano piste ciclabili. Per arrivare da Bainasco, da Rivalta, da Pio Sasco o quant'altro non esistono piste ciclabili. Tanti temi sul programma di sinistra per Orbassano e concludiamo con 30 secondi per un appello al voto. Appello al voto. Allora, noi chiediamo ai cittadini di Orbassano, soprattutto a quelli che non si sentono rappresentati, non si sono sentiti rappresentati in questi 5 anni, chiediamo il voto, semplicemente per il fatto che noi abbiamo un'idea di comunità che includa tutti, anche soprattutto chi è in disagio. Grazie Mauro. Benissimo, poi ti dico quella parte lì là. Avrei fermato? No, sono anch'io osato.